finisce mai. Allora, dove eravamo rimasti? Eccoci qua. Il mago africano insistette perché Aladino gli desse la lampada prima di uscire dalla caverna. Ho sto ciuffo di capelli, ragazzi, che mi dà un fastidio. Ne sto perdendo un quintale. E quindi scusate se vedete lo spazio. Quando lì, nello spazio. Vabbè, lasciamo perdere, veramente, lasciamo perdere. Voi come state? Spero bene. Nuovo video. Fa schifo sti capelli, questo spazio. Comunque, anche le fialette non servono a niente. Allora, facciamo un po' di tapping se riesco anche su questa spazzola bellissima. Leggiamo in Whispering questa fiaba infinita. Allora, secondo ogni apparenza, Aladino era perduto, ma il mago che credeva di averlo rovinato non aveva pensato che gli aveva posto in dito un anello che poteva servire alla sua salvezza. Eravamo qua, giusto? Mi sembra sì. Allora, Aladino, che dopo tante carezze e regali non si aspettava affatto una simile malvagità dal suo presunto zio, si trovò in tale abbattimento che è più facile pensare che descrivere con parole. Quando si vide così sepolto vivo, chiamò mille volte suo zio per nome e dichiarò che gli avrebbe dato volentieri la lampada. Sue grida furono vane, egli non poteva più essere udito, ascoltato, e doveva rimanere nella più fitta tenebra. Finalmente asciugate le lacrime, discese per la scala nella caverna per arrivare nel giardino, attraverso il quale era già passato, e alla chiara luce del giorno, ma i muri che prima gli si erano aperti per magia si erano di nuovo richiusi e saldati. Egli batté a destra e a sinistra più volte senza trovare la porta. Cominciò dunque di nuovo a gridare e a piangere e finalmente si sedette sugli scalini della caverna, ormai senza speranza di rivedere più la luce del giorno, ma al contrario con la triste certezza di passare dall'oscurità in cui si trovava in quella di una morte vicina. Che tristezza. Non so se va bene leggere questa fiaba e... sopportare la luce del giorno. Poi a poco a poco.
vi si abituò e quando guardò intorno a sé fu molto meravigliato di non vedere più nessuna apertura nella terra e non sapeva rendersi conto di come aveva potuto uscire dal suo grembo, dalla sua pancia, insomma. Solo dalla macchia dove era stata bruciata la fascina egli riconobbe il posto sotto cui si trovava la caverna. Quando volse cercare di lì con gli occhi la città, la riconobbe in mezzo ai giardini e riconobbe anche la via per cui il mago lo aveva condotto. Per questa tornò indietro e ringraziò il Dio di vedersi ancora al mondo, quando aveva già rinunciato alla speranza di ritornarvi di nuovo. Giunse quindi alla città e si trascinò con molta fatica sino alla sua abitazione. Quando entrò nella camera di sua madre, cadde in svenimento e per la gioia di rivederla e per la debolezza del digiuno di 3 giorni, provate voi a non mangiare per 3 giorni, sua madre che già lo aveva pianto come perduto e morto, vistolo ora in quelle condizioni, non gli lasciò mancare nessuna cura né mezzo per riportarlo di nuovo alla vita. Finalmente si riebbe e disse: cara madre, io potrei veramente rimproverarti di avermi affidato senza riflettere alla lealtà e alla fede di un uomo che aveva il piano di mandarmi in perdizione e in questo momento è fermamente convinto che io non vivo più e che posso morire a ogni ora. Tu però credevi che fosse mio zio e io pure lo credevo. Come avremmo potuto pensare diversamente di un uomo che mi colmava di carezze e di regali e mi faceva promesse così brillanti? Tu devi sapere, oh cara madre, che egli è un traditore, un malvagio, un briccone. Egli mi faceva tanti regali e promesse solo per perdermi, senza che né io né tu fossimo in condizione di indovinarne il motivo. Per perdermi, non ha senso. Per parte mia ti posso assicurare che non gli ho dato la minima occasione di trattarmi male. Lo potrai ricavare dal resoconto esatto che io ti farò di tutto ciò che è successo dopo la nostra separazione, sino alla esecuzione del suo piano funesto. Aladino cominciò quindi a narrare a sua madre quello che gli era successo da venerdì, quando il mago l'aveva preso con sé per visitare i palazzi e i giardini fuori dalla città, poi ciò che gli era occorso per via, sino al luogo fra i due monti dove doveva aver luogo la grande opera di magia, e come in seguito a un soffumigio e alcune parole magiche la terra si fosse aperta e fosse apparso l'ingresso di una caverna che lo aveva condotto a un inestimabile tesoro. Proviamo a mangiare una Big Bubble mentre leggo. Anche se non è una rivista, mi avevate chiesto un video dove leggo una rivista o un sfoglio in un volantino mentre mastico un chicles. Questo qui è l'ultimo, mi dà fastidio, dopo un po' mi viene da sputarlo, però poi ne comprerò magari altri più sottili, più piccoli, perché questo è troppo grosso. È buono, lo mangiavo anche da piccola, ma è troppo grosso. Big Bubble, ok? Mi è finito, questo lo mangiamo finché non lo sputo. Lo tengo un po' in bocca, faccio un po' di suoni, ok? Tanto il mezzo sciolto, mi sa che è partito il caldo, stare nella borsa. Insieme ai frutti trasparenti e variopinti nel giardino che egli aveva colto nel